Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati a Non solo Roma, ultima parte del nostro spazio dedicato all'informazione e all'approfondimento giornalistico. Come annunciato, vi parliamo di un evento davvero speciale che riguarda i nostri amici animali, ma in particolar modo riguarda il lavoro, perché dal 5 al 10 settembre sarà possibile partecipare a corsi di alta formazione per diventare educatori cinofoli, proprio nella capitale. Open Day organizzati dalla Fondazione Cave Canem, che darà la possibilità di partecipare a trasferte in canili e rifugi e affiancherà ovviamente ai partecipanti, a chi volesse intraprendere questa magnifica avventura, un ampio numero di tutor e professionisti specializzati. Noi ovviamente ne parliamo nel dettaglio proprio con la presidentessa della Fondazione Cave Canem, quindi do il mio benvenuto proprio in collegamento video a Federica Faiella. Buongiorno Federica e ben trovata a Non solo Roma. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a te, mi permetto di darti del tu se sei d'accordo. Vorrei che insomma tu ci spiegassi bene come funzionano questi 5 giorni di intensa attività, ma immagino anche tantissimo divertimento. Assolutamente sì, sono gli Open Day organizzati dall'Accademia Cave Canem, nata in seno alla Fondazione Cave Canem per organizzare corsi di formazione e esperienze di alta professionalizzazione. Ogni nostra iniziativa deve fare bene 2 volte, alle persone e agli animali, in particolare cani e gatti abbandonati e costretti a vivere in canile. Un passaggio fondamentale è legato al recupero comportamentale e alla socializzazione. Ecco che la Fondazione da 4 anni investe nella formazione e nell'avvicinamento di risorse brillanti e promettenti all'attività di educatore cinofilo. Questi 5 giorni permetteranno quindi a coloro i quali sono interessati a partecipare al nostro corso di formazione, che avrà inizio il 4 novembre, di capire chi siamo e come lavoriamo e soprattutto in che modo verrà impostato il percorso formativo che il partecipante vivrà fino alla primavera inoltrata. Come giustamente dicevi tu, ci sono diciamo degli aspetti molto interessanti. I partecipanti ai nostri corsi di formazione avranno la possibilità di confrontarsi con circa 440 cani, mettersi al loro servizio per aiutarli a superare i traumi da esperienze passate, ma acquisiranno così tantissime competenze e conoscenze, senza considerare appunto le esperienze che potranno vivere aderendo al nostro corso di formazione in tutta Italia, perché metteremo a disposizione dei partecipanti la possibilità di vivere trasferte fuori sede per conoscere altre realtà di cani di rifugio. Tra le altre cose, Federica, allora questa è una domanda un po' più specifica che ti voglio fare. Si pensa, no, magari erroneamente, sicuramente, che portare il proprio animale, il proprio cane da un educatore cinofilo lo si fa perché magari il cane è problematico, ma è sempre così? Assolutamente no, possiamo dire questo, che vale la pena assolutamente confrontarsi con dei professionisti del settore per consolidare anche il rapporto con il proprio animale, per garantire così il suo equilibrio, ma anche diciamo la serenità del nucleo familiare. Quando un cane entra a far parte della nostra vita e della nostra famiglia, diventa a tutti gli effetti un componente della famiglia stessa. E rivolgersi a un educatore cinofilo laddove ci sono delle manifestazioni di disagio è sicuramente la strada migliore. Nel certo. Nostro caso noi non facciamo altro che formare dei professionisti del settore per aiutare cani che sono costretti a vivere in un canile rifugio perché possano essere adottati, e poi formiamo professionisti che possano aiutare famiglie che hanno cani, onde evitare che i cani manifestino problematiche comportamentali di rilievo e quindi poi vengano conferiti al canile. Infatti, che è una cosa un pochino spiacevole, no Federica? Ma quando si dice che il cane si umanizza, tra virgolette, è vero questo? Può accadere, insomma, questo comportamento da parte del nostro animale?
Allora, diciamo che l'animale in qualche modo rispecchia l'atteggiamento e L'atteggiamento del l'approccio padrone. del proprio compagno umano. Quindi, diciamo, sono comunque animali da branco, sono animali abitudinari, che in qualche modo poi tendono anche ad adattarsi a determinati contesti. Sta quindi alla famiglia di riferimento trovare sostanzialmente il giusto equilibrio perché vengano rispettate le caratteristiche etologiche della specie e quindi venga così automaticamente preservato l'equilibrio psicofisico dell'animale che fa parte ovviamente delle nostre famiglie. Considera che in questi 4 anni di vita della fondazione abbiamo coinvolto e supportato circa 2000 cani, e molti dei quali sono poi stati inseriti in famiglia. L'altra, diciamo, caratteristica della fondazione è che vogliamo appunto creare un movimento legato al recupero comportamentale, al supporto di cani di canile e cani che vivono in famiglia. Considera che la fondazione vanta un team di campo che è costituito da 16 educatori cinofili, risorse senior e junior. Sono tutti professionisti che sono stati in qualche modo intercettati dal nostro dog trainer manager Mirko Zuccari, li ha visti all'opera nell'ambito dei nostri progetti come volontari oppure come partecipanti ai nostri corsi di formazione, e quelli che si sono rivelati maggiormente promettenti hanno ricevuto da noi un incarico professionale. Ecco come si è formato il team di 16 educatori cinofili che lavorano adesso costantemente con noi e che operano in tutta Italia. Ecco, un'altra domanda invece ancora più specifica in questo senso. La vostra fondazione ovviamente si occupa a 360 gradi, no, di questi animali davvero speciali. Appena terminata l'estate, purtroppo anche quest'estate abbiamo dovuto sentir parlare della piaga dell'abbandono e del canili che purtroppo si trovano in difficoltà, anche gattili in questo senso. Come si dovrebbe risolvere secondo te questa situazione? Le istituzioni fanno abbastanza, magari anche con le campagne anti-abbandono, ma sono sufficienti secondo te? Allora, credo che il problema sia strutturale. Quello che, diciamo, può avere davvero senso fare oggi, laddove considera che la normativa italiana in materia di tutela degli animali è una di quelle maggiormente all'avanguardia a livello, europeo, ciò che si dovrebbe fare è partire dalle nuove generazioni. Cominciare a formare e sensibilizzare gli adulti del domani, dimostrare loro che gli animali sono esseri senzienti, meritevoli di tutela in via diretta e educarli al corretto approccio. Va da sé che una volta che i giovani hanno sviluppato la giusta sensibilità, posso garantire che difficilmente si pensa o si permetterebbe in qualche modo ai propri genitori di abbandonare animali. Ovviamente, ovviamente. Però questo è un po' vero, no? Nel senso che le nuove generazioni hanno sviluppato una sensibilità un pochino più accentuata rispetto magari ai nostri predecessori per quanto riguarda l'ambiente e gli animali. Quindi secondo me le speranze ci sono tutte, Federica. Assolutamente sì, nel corso degli ultimi 10 anni c'è stata un'evoluzione significativa rispetto al concetto di corretta interazione con i propri animali e diciamo sviluppo di una sensibilità e di una consapevolezza nel possesso responsabile di cani e gatti, ma i dati dimostrano che c'è ancora tantissimo da fare. Assolutamente, infatti. Bene, mi è rimasto circa un minuto a disposizione. Federica, vuoi darci qualche dettaglio in più insomma, di questi 5 giorni dove si svolgeranno in particolar modo orario? Sì, assolutamente sì. Allora, suggerisco di visitare il nostro sito internet www.fondazionecavecanem.org. Nella sezione corsi ci sono tutte le indicazioni. Ci prepariamo adesso a vivere un weekend piuttosto intenso e quindi quello del 9 e del 10 settembre per gli Open Day. Il corso di alta formazione partirà il 4 novembre e i partecipanti avranno la possibilità di entrare a far parte del nostro network e di vivere un'esperienza, a mio avviso, davvero stimolante, che li preparerà in qualche modo a diventare degli educatori cinofili di tutto rispetto.
Assolutamente, anche perché tra le altre cose in questo periodo, no, si parla tanto di emergenza lavoro e diventare secondo me un educatore cinofilo arricchisce anche dentro, no, perché si ha a che fare con degli animali davvero speciali, quindi ne vale davvero la pena. Bene, io ti ringrazio Federico, ovviamente invitiamo tutti i nostri telespettatori a visitare appunto il vostro sito internet con tutte le informazioni più dettagliate, magari se qualche dettaglio vi fosse sfuggito. Grazie Federica e allora complimenti per questo evento davvero incredibile. Grazie a voi, buon pomeriggio. A presto. Bene, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Ovviamente vi invitiamo a segnalare le vostre storie, i vostri racconti sempre su redazione@radioroma.it. Raccontateci ovviamente le vostre storie, le vostre segnalazioni che possano riguardare il vostro quartiere o la vostra storia personale. Ci farebbe piacere appunto approfondire e parlarne insieme a voi. Ovviamente il nostro sito internet radioroma.it è quotidianamente aggiornato con tutte le notizie di cronaca e attualità che riguardano proprio la nostra capitale ma anche la nostra regione. Noi ovviamente torniamo domani sempre a partire dalle 13 insieme qui sul canale 14 del Digitale Terrestre con un nuovo appuntamento con Non Solo Roma. Grazie per averci seguiti, un buon proseguimento di giornata a tutti voi. Non Solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.